Sindaco, c'è stato questo svarione comunicativo di Renzi, aiutiamoli a succede? casa loro. Basta, no, non, No. ma il tema, dovrei fare una riflessione, tu ce la fai a stare con... ce la È fate? forte. Io perché soffro quando vi vedo, ho sempre un senso di colpa a parlare mai, però un ragionamento lo si deve fare. Allora, siamo tutti, è un, come dire, una frase di questa... Dovrebbe essere per chi ha governato nei governi occidentali gli ultimi anni un'ammissione di responsabilità. Cioè le colpe che hanno i governi occidentali a non aver saputo attuare una cooperazione internazionale efficace con i popoli dell'Africa, del Medio Oriente, quindi dovrebbe aprirsi una riflessione autocritica. Le guerre, vogliamo ascoltare finalmente una parola di autocritica come ha fatto anche l'ex premier inglese sulla guerra in Iraq. Cominciamo a vedere un po' di autocritica su quelle guerre che ci dissero essere giuste per portare prosperità, pace e democrazia e che invece sono state forse una delle principali cause della deflagrazione, delle crisi, del consolidamento delle comunità del rancore e quindi finanche di questa destabilizzazione così profonda che è in atto in quelle zone. Quindi credo che quando si dice aiutiamoli in casa loro siamo tutti quanti d'accordo, perché se uno parla con queste persone, queste non è che vogliono venire in Occidente, loro vorrebbero stare nelle loro terre che amano, però il problema è che sono stati bombardati anche dai governi occidentali alla fine, per le ragioni che tutti quanti conosciamo, se la si può pensare come vuole, ma hanno subito anche quei bombardamenti, hanno subito guerre civili, hanno subito carestie, sono vittime dei trafficanti di esseri umani, in alcuni luoghi non c'è manco l'acqua da bere e quindi è evidente che noi li dobbiamo aiutare in casa loro, non andando a fare occupazioni militari o certe volte opere pubbliche che non servono a niente. Ma questo lo deve fare l'Unione Europea, lo deve fare l'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo devono fare le grandi potenze che evidentemente hanno ancora un ruolo nelle guerre. È un po' curioso che si incontrano Putin e Trump, decidono la tregua nel sud-ovest della Siria, la tregua immediatamente scatta, quindi vuol dire che in Siria la guerra dipende in particolare dalla Russia e dall'America, dovremmo capirle queste cose. Allora aiutarli in casa loro come? Facendo la guerra o cominciando a dargli risorse economiche per farli diventare liberi, per far decidere a loro il loro futuro? Questo sarebbe un grande, come dire, sostegno economico dei governi ricchi, non per occupare, non per colonizzare, non per militarizzare, non per appropriarsi delle loro risorse o con quella presunzione e supponenza di esportare la democrazia. Detto ora, in un momento in cui c'è una tragedia umanitaria, l'Europa dovrebbe fare una cosa solo, come dire, aprire le porte in tutti i luoghi d'Europa in modo da evitare che solo qualcuno si faccia carico, chiaramente non potendocela fare, in particolare l'Italia, in particolare il Sud Italia, in particolare le città di mare del Sud Italia. Quindi l'Europa oggi, più che dire così astrattamente aiutiamoli in casa loro, che è un progetto politico, ma prima che ne vedi l'efficacia passeranno 5 anni, passeranno 7 anni, passeranno 8 anni, nel frattempo questi bambini, queste donne, questi uomini, che facciamo? Ce la possiamo fare mai da soli noi del Sud? Non ce la potremmo fare. Quindi l'Europa, il primo atto concreto, deve far sì che tutti gli stati dell'Unione Europea facciano la loro parte, sostenere l'Italia e in particolare sostenere quelli che hanno un grande cuore, una grande umanità come noi del Sud, del Mediterraneo, che finora abbiamo fatto fino in fondo la nostra parte, non per parcheggiare persone, ma per provare finanche ad integrarle e quindi farli diventare elementi integranti e partecipativi di una comunità. Però su questo è chiaro, io vorrei che il governo nazionale, i governi europei cominciassero finalmente a fare la loro parte fino in fondo, e in particolare lo deve fare, a mio avviso, l'Europa. E poi cambiamo effettivamente atteggiamento, no? Renzi, come gli piace dire, cambiamo verso nei confronti dell'Africa, nei confronti del Medio Oriente. Cominciamo per esempio a non fornire più troppe armi. L'Italia fa 64 milioni di euro al giorno di spese militari. Siamo il primo paese dell'Unione Europea per vendita di armi. Andatevi a vedere dove vengono vendute le armi e quei paesi in cui vengono vendute armi sono anche paesi che proprio dal punto di vista democratico e dell'atteggiamento di netta
netta rottura con ambienti anche di un certo tipo non è stata fatta. Allora quello significa cambiare veramente. Incominciamo a destinare le risorse economiche per fare cooperazione vera nell'interesse delle persone che sono povere. Quello sarebbe un bel segnale. Iniziamo a finanziare le fonti idriche, iniziamo a finanziare le sorgenti d'acqua, iniziamo a finanziare la costruzione, come dire, di modelli di cooperazione in cui il popolo decide e non decidiamo noi al posto loro, no? Così come quando noi facciamo nei nostri territori le difese quando qualcuno dall'alto ci vuole imporre qualcosa. Quindi io credo che oggi dire aiutiamoli in casa loro, quello che temo, e chiudo, è che si stia, come ho detto prima, iniziando a fare la campagna elettorale sulla pelle delle persone. Questo è il tema, e quindi su questo tema noi ci tiriamo fuori, perché per noi contano i diritti, contro l'umanità, contro il cuore, conta anche la rivendicazione nei confronti dell'Unione Europea che finora ci ha lasciati soli, e anche nei confronti dei governi che hanno scaricato molto sull'Italia del Mezzogiorno, in particolare su Lampedusa, su Palermo, su Catania, su Napoli, su Salerno, in particolare sulle città del Sud.